più che conferirla a me, io la ritengo come una benemerenza data all'Arma dei Carabinieri. Insomma, io qui sul territorio ci vengo anche abbastanza spesso, però sono i miei carabinieri che fanno servizio qui ogni giorno. Anche se io amo questa terra, amo il Cilento, amo questa parte del territorio della Campania, come amo la Campania e la mia nazione. Sono loro i protagonisti ogni giorno qui a Sassano come nelle altre comunità. E a proposito dell'arma locale, un bel risultato di questi ultimi giorni, l'arresto dei due soggetti che hanno messo, diciamo, a soqquadro le scuole del Vallo di Diano. Ma l'arma deve contrastare la criminalità in ogni sua forma. Queste sono forme di aggressione del patrimonio che in piccole comunità compatte, operose, tranquille come quelle di questo territorio creano grande scompenso, quindi dare delle risposte è importante. Questo è un territorio non solo apparentemente, diciamo sostanzialmente tranquillo, però che non è esente da tentativi di infiltrazione, diciamo così, di criminalità organizzata, sia per quanto attiene il sud, ramificazioni da parte della 'Ndrangheta calabrese, più per quanto riguarda diciamo così, la criminalità organizzata che viene da nord, dalla camorra non solo napoletana, anche la criminalità organizzata dell'agro nocerino sarnese. Insomma, questo è un territorio che crea grandi appetiti sia per investimenti sia anche per eventuale latitanza di personaggi oppure, ecco, una semiclandestinità di personaggi che non si vogliono far notare. Quindi è opportuno che noi carabinieri teniamo sempre alto il livello di attenzione sul territorio, perché vogliamo invece che queste terre rimangano tranquille, rimangano serene, dove la gente possa operare e vivere in tranquillità. Noi daremo ogni contributo possibile. Già da qualche anno abbiamo istituito la benemerenza dedicata, intitolata a Paolo Borsellino, perché noi riteniamo che in ogni comune ci dovrebbe essere un luogo che ricorda personaggi straordinari della storia del nostro paese, quali Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Ecco perché noi riteniamo importante questa giornata, e non a caso abbiamo scelto oggi il generale Maurizio Stefanizzi, perché il generale Stefanizzi rappresenta un po' quello Stato vero, autorevole, quello Stato buono, quello Stato che è capace con la sua azione continua, quotidiana, di dare dei segnali molto forti. È anche un riconoscimento, chiaramente, all'intera Arma dei Carabinieri.